Estate, tempo di Miss, siamo a Battipaglia per una tappa di Miss Sud Italia Ragazza in Jeans, il concorso nazionale organizzato da Gino Stabile. Facciamo un grande applauso alle nostre Miss! Montanarini, stasera conduttrice, ma tu nasci con dei concorsi di bellezza, pensi che siano sempre un trampolino di lancio per le ragazze? Sì, secondo me è un ottimo trampolino di lancio. Io sono nata con un concorso di bellezza, nel 1994 anch'io ho fatto Miss Italia, però posso dire che anche Miss Sud Italia, che è un concorso importantissimo, da 6 anni può dare l'opportunità a queste ragazze di cimentarsi in questa nuova avventura che è del mondo, della televisione, del cinema, del teatro. Secondo te è cambiata un po' la bellezza in questi anni, Giulia? Sì, si sta tornando alla curvy. Infatti ci sarà meno male queste ragazze scheletriche, no, le ragazze devono essere sane, infatti si deve premiare soprattutto con questo concorso la ragazza del sud che è morbida, solare, come sei te, come sono io. È vero, senti, tu naturalmente presenterai tutte le tappe con Gino Stabile per arrivare alla finale di Rocca d'Aspide, tu non sei campana. Io sono di Roma, però posso dire che sono del sud, perché da Roma in su è sud. È vero, quindi ti stai trovando bene. Sì, le ragazze poi dietro sono bellissime, giovanissime, dai 14 ai 27 anni. Devo dire che secondo me qualcuna ha anche delle buone possibilità di diventare magari un'attrice. L'intrattenimento a Miss Sud Italia è affidato a un grande, a Enzo Costanzo. Non esageriamo, già di altezza magari sì, voglio dire, no, però è una cosa bella perché finalmente un concorso per le ragazze del centro-sud. È vero. E poi la tua professionalità al servizio di cotanta bellezza. Sì, infatti io faccio tutti i servizi, lavo, pulisco tutte quante le magliette in lavanderia, è veramente molto carino. Però guarda, al nord è un concorso, non dico di quale concorso, ma di una zona della Padania, è durato poco, 5 anni. Questo invece è il 6° anno e prosegue, è dura. E Gino Stabile è bravo a tenere in piedi questo concorso. Gino Stabile ha le spalle larghe, voglio dire, non solo le spalle, perché lo vedo bello in forma, voglio dire. Quindi veramente facciamo i complimenti a lui, perché sarà sicuramente anche quest'anno una bellissima manifestazione. Un'anticipazione di stasera sul palco di Enzo? Stasera sul palco ci saranno vari ospiti, uno che è venuto comunque, che voleva salutare, è Beppe Grillo, che vuole dire: è una roba pazzesca Lorenzo, è da pazzi tutte queste ragazze, ma non ce la ci fa più ragazzi, comunque aspetto tutti quanti lì, voglio vedere quello che succede, è da pazzi! C'è Beppe Grillo, ci saranno tutti. Ed eccolo qui, Giulia, il patron di Miss Sud Italia Ragazza in Jeans, ovvero Gino Stabile. Giulia, lui non vuole parlare perché è emozionatissimo. Io devo dire soltanto un grande grazie, perché lui vuole esaltare la bellezza della ragazza del Sud. Ha avuto un'idea geniale, perché le ragazze del Sud secondo me hanno una marcia in più. No, perché io sono del sud, perché Roma è diciamo sud, però ho avuto una grandissima idea, il concorso è bellissimo e ti auguro veramente il top del top. Hai visto quanti complimenti ti sta facendo, grazie, Giulia? Tanti anni al timone di concorsi di bellezza, Gino, quante ne hai viste? Tante di bellezze. Chiedevo prima a Giulia, com'è cambiata la bellezza in questi anni? Ma la bellezza in questi anni è la bellezza mediterranea. Questa è del sud, per questo ho avuto l'idea 6 anni fa di fare questo concorso e di dare una risposta a Miss Padania, perché 5 anni fa c'era Miss Padania. Bravo, hai visto Giulia? Mi ero dimenticata di questo passaggio, è vero Gino? Dopo 5 anni Miss Padania non c'è più e noi ci siamo ancora, alla stessa edizione. Quindi questa un po' lo caratterizza e lo differenzia dagli altri concorsi di bellezza secondo te, Gino? Sì, noi è un concorso di bellezza, arte, attitudine, musica, spettacolo. È più completo. Vogliamo ricordare la finale quando è? Il 19 settembre a Rocca d'Aspide, provincia. Poi il suo paese, lo sai Giulia? È il mio paese, sì. Quindi aspettiamo tutti i nostri amici a casa. Tutti. 19? Io ci sono, 19 settembre a Rocca d'Aspide. Vi aspettiamo numerosi a Rocca d'Aspide, 19 settembre.
Miss Sud Italia. Devo ricordare una cosa, che tutte le ragazze che possono iscriversi è gratuitamente, si possono iscrivere o seguire Twitter e Facebook, la pagina, è vero? Sì. O mandare un'email a info@misssuditalia.it. È preparatissima. Andare sul sito. Posso andare sul palco stasera. È preparatissima. Free music, Gino Stabile, Miss Sud Italia, grazie. In bocca al lupo. Grazie, crepi. Crepi, crepi. Francesco De Santis, titolare del Cornettone qui a Battipaglia. Un locale che ospita una tappa di Miss Sud Italia, ma non solo questa, perché so che ogni estate voi organizzate dei grandi eventi, vero Francesco? Sì, come ogni estate, anche quest'anno abbiamo organizzato una seconda giornata di eventi qui a Cornettone. In questo caso abbiamo ospitato queste bellissime ragazze. Comunque, invece poi so che anche avete organizzato degli eventi musicali. Sì, organizziamo concerti, invitiamo comunque artisti da ogni parte d'Italia, cerchiamo di ravvivare quest'estate. Speriamo, ci riuscite sicuramente, perché siete al centro qui e quindi le persone si fermano anche solo per mangiare un cornetto. Esattamente, sì. La fascia vince per questa tappa Miss Sud Italia 2015, la concorrente numero 14, Farah Molino. Eccola qui. Non aspettavo che te, amore senza confine. L'estate qui ad Albanella in provincia di Salerno prosegue meravigliosamente con il concorso nazionale Miss Sud Italia Ragazza in Jeans, organizzata dall'agenzia Free Music di Gino Stabile.
Siamo qui ad Albanella per una tappa di Miss Sud Italia e devo dire che l'estate prosegue alla grande qui al comune di Albanella, vero Gino? Sì, sì, siamo all'ottava tappa della provincia di Salerno. Ringrazio l'amministrazione comunale di Albanella per averci ospitato, per averci dato il patrocino morale e ringrazio Dervit di Vittorio De Rosa di Rocca d'Aspe, caseificio La Contadina di Altavilla Silentina. Hanno sponsorizzato questa bellissima manifestazione ad Albanella. Grazie di nuovo all'amministrazione comunale di Albanella. E a proposito dell'amministrazione, come potevano non starti vicino, Gino? Sono dei tuoi, come possiamo dire, compaesani, possiamo dire così. Maria Gorrasi, delegata alla cultura, turismo e spettacolo del comune di Albanella, vicino a un concorso di bellezza. Maria? Sì, sicuramente, perché anche i concorsi di bellezza rappresentano la cultura, tutto è cultura. Poi noi consideriamo questo concorso non un semplice concorso di bellezza, perché l'aspetto esteriore vale fino a un certo punto, ma io sono certa, anzi sicura, che queste ragazze hanno in seno dei principi importanti, anche perché alcune di queste appartengono al nostro territorio. Conoscendo le ragazze e le famiglie, mi rendo conto che non solo rappresentano la bellezza esteriore, ma anche quella interiore. E poi è anche un momento, assessore Domenico Scorziello, è anche un momento di turismo, perché poi le persone che vengono qui naturalmente possono apprezzare la bellezza di questo comune. Sì, certamente. Prima di tutto volevo ringraziare l'associazione Pentarte e porto i saluti di tutta l'amministrazione comunale. Certo, grazie a loro, grazie a Gino Stabile, l'associazione Free Music, che ci ha dato questa opportunità di portare ad Albanella una grande manifestazione. È la prima volta che succede che un piccolo comune come il nostro ci ha portato questa bella manifestazione, e volevo fare i complimenti che in prima serata ho visto delle ragazze, sono tutte bellissime ragazze. Per me come presidente della giuria è un compito molto difficile, perché sono veramente belle, e una congratulazione lo volevo fare ai loro genitori che hanno dato al mondo queste belle ragazze. L'agenzia Free Music di Gino Stabile, cara Giulia Montanarini, ti ha portato questa sera qui al comune di Albanella per proseguire questa meravigliosa estate e soprattutto un'altra tappa di Miss Sud Italia. Guarda, sto scoprendo, grazie a Gino Stabile, il nostro patron, le località più belle che magari non riesco a visitare. Devo dire che Albanella è una località splendida, non pensavo, per arrivarci insomma è stato un po' tortuoso, poi è veramente molto bello. Ricordiamo la finale, dove si coronerà la più bella del Sud Italia. Il 19 settembre a Rocca d'Aspide. E tu sarai spumeggiante come sempre, in bocca al lupo. Grazie, grazie, ciao, a dopo. Miss Sud Italia 2015 di Albanella, la numero 1, Iole Nazeo. Ogni tuo pensiero, ogni singolo. Silenzio, ogni giorno di più io trovo in tutto quel che fai. Bella, brava, in tutto quel che sei. E adesso la metteremo anche sempre la corona. È tutto quanto il mondo. Sfilata, prego. Foto, foto. Non c'è neanche una salita. Sfilata. Sfilata. Ci sei tu. Miss Sud Italia Albanella 2015. Ricordiamo che tutte queste miss le vedremo nelle prossime tappe, e la finale il 19 settembre a Rocca d'Aspide. Per lei l'intervista ci vuole velocissima. Miss, come sei? Come stai? Molto emozionata. Te lo aspettavi? No. Te lo speravi? Sì, questo sì. A chi la dedichi questa vittoria? Ai miei genitori. Brava! Sì! Però l'applauso lo facciamo tutti quanti noi dal palco al pubblico meraviglioso di Albanella. Ciao Albanella, buonanotte, grazie Gino, un ringraziamento a Gino Stabile e al suo staff. Un saluto dalla stupenda Giulia Montanarini. Grazie al nostro grandissimo amico Enzo Costanza. In attesa della finalissima del 19 settembre a Rocca d'Aspide di Miss Sud Italia ragazza in jeans, le telecamere di Eventi in Anteprima TV sono a Castel San Lorenzo. Anche stasera sfileranno tante bellissime ragazze davanti agli occhi dei nostri giurati e del patron Gino Stabile.
buon viaggio, che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre un secondo. L'incanto sarà godersi un po' la strada, amore mio comunque vada, fai le valigie e chiudi le luci di casa. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che non c'è niente di più vero di un miraggio, e per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale. Cerchiamo, non è sul palmo di una mano, è che le stelle puoi guardarle. Solo da lontano ti aspetto, dove la mia città scompare e l'orizzonte è verticale, ma nelle foto hai gli occhi rossi e vieni male. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che se ci pensi siamo solo di passaggio, e per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale. Share the love, share the love, share the love, share the love. Share the love, share the love, share the love, share the love. Il mondo è solo un mare di parole, e come un pesce puoi nuotare solamente quando le onde sono buone. E per quanto sia difficile spiegare, non è importante dove, conta solamente andare. Comunque vada, per quanta strada ancora c'è da fare. Castel San Lorenzo con, devo dire, parte della giunta. Allora, abbiamo il primo cittadino di Castel San Lorenzo, esattamente Gennaro Capo, e l'assessore invece del turismo e spettacolo, Fiorenzo Valletta. Allora, una serata diversa dalle altre, sicuramente, forse per chiudere quest'estate 2015. Francamente è una bella serata, ma non sarà la chiusura dell'estate 2015, perché ci sarà un altro evento il 22 prossimo che interesserà una parte molto bella del nostro territorio, che è sul fiume Calore. Noi abbiamo realizzato un sentiero molto bello in località Ponte Calore, e quindi ci sarà una giornata di animazione che la mattina
saranno coinvolte anche le scuole, si darà un incontro proprio sul fiume, su questo sentiero, e poi la sera si terrà nella piazza del paese, che è Piazza Umberto I, non è questo luogo altrettanto bello, ma è nel centro storico. Come abbiniamo la bellezza a un centro come questo, sindaco? Ma il nostro territorio è molto bello, come è bello Castel San Lorenzo, non può essere diversamente, detto dal sindaco, ma noi abbiamo il più grande centro storico, diciamo, di tutto il Cilento. Negli anni subito nel dopoguerra, insomma, ci abitavano quasi 5.000 persone e non c'è una, che a me risulta, un agglomerato così grande in tutto il Cilento. Cultura, spettacolo, bellezza. Fiorenzo. Sono estremamente soddisfatto di questa manifestazione, perché non è consuetudine confermarla per 4 anni consecutivi. Abbiamo cercato di abbinare lo spettacolo, la bellezza, alle tradizioni locali, cioè diciamo alla cultura, ai prodotti tipici locali. Per quanto riguarda la cultura, noi, per la verità, ci sta il nostro il Castello dei Principi Carafa, che risale, diciamo, a un'antica tradizione. Poi per quanto riguarda la cultura locale, noi veramente, questa amministrazione si sta adoperando tantissimo per un centro di cultura diffusa, cioè noi vorremmo ritornare sulle antiche tradizioni del paese. Non a caso il vecchio municipio in piazza Umberto I di Castel San Lorenzo è stato allestito il museo della civiltà contadini. Diciamo che Gino Stabile è bravo ogni anno a trovare delle tappe giuste per il suo concorso Miss Sud Italia. Sicuramente sì. Sono in compagnia stasera di tutto lo staff qui a Castel San Lorenzo, a partire dal patron Gino Stabile. Gino, un'altra tappa sempre più vicini alla finale del 19 settembre, come ti senti? Sì, mi sento un po' stanco, stressato, ma tutto bene. E questa tappa qui a Castel? E questa è la quarta edizione che faremo che abbiamo fatto a Castel San Lorenzo. Ringrazio l'amministrazione comunale di Castel che ci ha ospitato per 4 anni consecutivi. E stasera due conduttrici d'eccezione, la bellissima, ormai conosciutissima per le nostre telecamere, Giulia Montanarini ed Emanuela Vitale. Una conduzione doppia, due fanciulle stupende. Iniziamo. Guarda, per me è una bellissima... un'emozione, perché è la prima volta che conduco un evento con una donna. Sembriamo le due veline, lo devo dire. La bionda e la mora, Emanuela. Io sono felicissima perché tra l'altro ho avuto modo di conoscere da un po', insomma, Giulia prima nei camerini, e devo dire che è una donna veramente umile. È molto bello quando su un palco, insomma, si incontra una persona così, perché non è prima donna, per cui credo che stasera ci divertiremo insieme, sì. Perché è anche molto ironica, per cui c'è da dire. Molto, molto, stai attenta, molto. Giulia, ma tu che sbirci sempre tra le ragazze, le candidate di stasera le hai viste? Guarda, so che ci sono 7 minorenni, perciò su 12 ragazze 7 sono piccolissime, sono molto carine. E l'intrattenimento stasera invece è affidato a Pino Guerrera. Pino? Ma in realtà dovevano esserci tanti personaggi importanti, ma data la natura montagnosa si sono persi, e Gino ha pensato bene di chiamare me perché in qualche modo ci saranno tutti. Ti dico, da Pippo Franco a Beppe Grillo, irruento come sempre, grandi cantanti. Quindi in mezzo alla bellezza tu ti destreggerai così. Assolutamente, cercherò di portare anche dei cantanti, Umberto Tozzi, Raff, Albano, tanti, insomma ci divertiremo. Allora, Miss Sud Italia 2015 di questa sera, quindi è la numero 11, Lucia Greco! E li esultano! Coroncina dalla sindaco Flaminia. Ogni giorno di più io trovo in tutto quel che fai, io vedo in tutto. Foto di rito, facciamo una foto, regalino per te dal nostro sponsor, foto con il nostro sindaco. Quanto il mondo intorno è più blu, non c'è neanche una salita. E passerà per la nostra Miss Sud 2015. Apro le mie braccia al cielo e penso. Ricordiamo, siamo alla semifinale, 19
nuova Rocca d'Acide. Lucia Grieco, la numero 11 e Miss Sud Italia 2015 di Castel San Lorenzo. Miss Sud Italia, ragazza in jeans, il concorso nazionale di Gino Stabile giunge al traguardo. Stasera qui a Rocca d'Aspide si eleggerà la ragazza più bella del Sud Italia. Seguiteci. Sud Italia, 19 settembre, siamo qui nella piazza di Rocca d'Aspide. 19 settembre, il traguardo è arrivato. Siamo arrivati, sono tantissime settimane che diciamo questa data, Rocca d'Aspide il 19, e oggi eccola qui, il tempo è volato. Le due conduttrici della finalissima di Miss Sud Italia, Emanuela Vitale, Giulia Montanarini, la bionda e la bruna. Emanuela. E allora, 19 settembre, alla vigilia del 20 settembre sarà incoronata la Miss Sud Italia 2015 e la piazza non a caso si chiama Piazza 20 Settembre, per cui complimenti all'organizzatore di questo tour che è stato appunto un vero e proprio tour per valorizzare non soltanto le bellezze del Sud Italia ma anche i nostri territori, insomma soprattutto quello campano, per cui che vadano avanti queste iniziative e che vengano sempre di più appoggiate. Insomma. Infatti cultura e bellezza, abbiamo toccato tanti posti meravigliosi della nostra Campania, Giulia, stasera sono tante le finaliste, 26. Circa 26. Tu arrivano dalla Sicilia, dalla Puglia, dalla Calabria. Devo dire che le ragazze sono tutte molto belle, tante giovani e tante agguerrite. Anzi, mi dicevano le ragazze sono più giovanissime che maggiorenni, vero? Sì, dai 14 ai 17 anni, se non ero su 26, ce ne sono 8. Senti, noi vi abbiamo seguito in tutto questo tour, Giulia, adesso ci dobbiamo lasciare, però vogliamo sapere, soprattutto per i nostri telespettatori, quali sono i progetti di Giulia Montanarini? Allora, in concomitanza di questo concorso sto preparando il mio primo musical, debutterò il 16 novembre al Quirino, una commedia bellissima che parlerà delle statue parlanti di Roma, tantissimi sono i protagonisti, tra cui Massimiliano Buzzanca, Pier Maria Cecchini e tantissimi altri, un'emozione grandissima perché dopo tantissimi anni ritorno in teatro e poi riuscirò anche a cantare e ballare, un sogno che si sta realizzando. Allora veniamo con le telecamere di Eventi in Anteprima. 16 novembre al Quirino. Che bello! E invece i progetti di Emanuela? Anche io amo il teatro, è sempre stato il mio primo amore ed è proprio in teatro che continuerò con la conduzione della Gimone Strada. È una gara federale che abbina la danza alla ginnastica artistica. Esistono anche le Olimpiadi di questa disciplina, una volta ogni 4 anni come ogni sport, e la cosa bella è che è aperta a tutti, a persone di ogni abilità e di ogni età che abbiano voglia di muoversi e insomma di stare in aggregazione, perché lo scopo di questo sport è quello di portare poi ai mondiali quelli che sono le tradizioni e il folklore del proprio paese. E l'altro amico conduttore, imitatore, siamo arrivati alla finale, visto in punta di piedi, piano piano ci troviamo qui a Rocca d'Aspide, come dicono i bravi presentatori, nella magica cornice di Rocca d'Aspide, e sono felicissimo, devo dire la verità, le ragazze sono tutte quante in trepidazione, però noi vediamo, tu sarai giudice? Io sarò tra i giudici. Io questa incombenza non ce l'ho, però ti saluto Vittorio Sgarbi comunque, mi ha detto, è una cosa incredibile, è una cosa, non mi hanno invitato, dove si giudica la bellezza, non mi hanno invitato, mica sono Vittorio Sgarbi, e da pazzi, sono delle capre, ma io comunque questo concorso lo amo. E sono in compagnia del patron di Miss Sud Italia, ragazza in jeans. Siamo finalmente giunti alla finale. Giochi in casa perché siamo a Rocca d'Aspide ed è la finalissima di Miss Sud Italia. Gino, cosa ti aspetti da questa finale?
Ma che esce una bella serata, stasera escono delle belle vincitrici. Quest'anno abbiamo lavorato, abbiamo coperto quasi tutto il sud Italia. Sono soddisfatto. Spero di stasera di concludere con... Ci aspetta una bellissima serata, ne sono convinta. Sì. C'è una bellissima atmosfera, vero presidente di giuria, l'avvocato Gabriele Giuliano? Buonasera. Buonasera a lei. Grazie e benvenuti a Rocca d'Aspide, naturalmente. So che già avete dato un'occhiata alle 26 finaliste di Miss Sud Italia. Sì, più di una, direi, già da un po' che le seguiamo. Questa sera poi hanno fatto una sorta di backstage prima dell'inizio della manifestazione. Insomma, ci sono veramente delle belle ragazze, sono tante, vengono da tutte le parti del sud, abbiamo visto anche gente che viene dalla Sicilia, quindi questa è una cosa che ci inorgoglisce, che ci fa piacere. Avvocato, siete stato in giuria in tante tappe, abbiamo abbinato cultura e bellezza, è un binomio vincente. È il tema che noi stiamo seguendo da un po', questa è la serata che come ogni anno chiude l'estate rocchese, noi facciamo una serie di eventi proprio su questo tema, l'enogastronomia, la valorizzazione dei prodotti nostrani, le bellezze, qui siamo in una cornice questa sera sotto il castello anche meravigliosa, e insomma è un modo per promuovere il territorio, promuovere le cose nostre, il nostro oro che è l'ambiente, che sono queste cose insomma che dicevamo. E ne siamo orgogliosi. Gino, la Free Music già pronta a preparare l'edizione 2016? No, adesso ci riposiamo un po'. Poi fra un mese penseremo all'edizione 2016, di fare una bella edizione e di portarla 2 o 3 giorni alla finale, perché un solo giorno è stressante, sto pensando di farlo 2 o 3 giorni. Eh beh, questa potrebbe essere già una bella novità. Comunque in bocca al lupo per stasera e buon lavoro, Gino. Grazie, crepe il lupo e buon lavoro anche a voi. Miss Sud Italia 2015 è la numero 4, Iole Natteo! Sud Italia, Gino Stabile, ideatore, promotore di questo concorso che mira a valorizzare la bellezza del nostro meridione. Sulle note di Raff, tutto quel che sei, la ragazza che da sempre è stata nei